perché sarebbe inutile, dovete comprarlo, perché vi serve per la crescita, la maturazione della fede di ciascuno di noi. Invece io vorrei sottolineare quegli aspetti che più mi hanno toccato proprio leggendo questo libro. Quegli aspetti che, io vi dico sinceramente, conosco Monsignor Gherardini da molto tempo, ho letto anche le sue opere, le ho recensite, le ho presentate in diverse occasioni, però questa ha un sapore diverso. È questo che vorrei sottolineare. Ha un sapore diverso. Perché? Ecco, adesso in questo mio intervento vorrei spiegarvi queste mie riflessioni. Innanzitutto io mi fermo al titolo, che ha due parti, perché c'è un titolo principale, Credo in Gesù Cristo, poi il sottotitolo, Meditazione teologica sul Cristo della Chiesa. Parte con un'affermazione decisa, precisa, piena, credo. Perché parte da questa affermazione? Me la sono chiesta e la risposta la dà all'inizio del suo prologo, però soprattutto la si sperimenta, la si conosce lungo il percorso del suo discorso su Cristo. È quell'adesione totale e incondizionata alla divina rivelazione, ma non inconscia, inconsapevole, superficiale, emotiva, ma veramente fondata in maniera altamente critica. Parte dunque da questo fatto, credo, poi vedremo anche le motivazioni che rendono giustificata questa partenza, questo inizio. L'oggetto specifico di questo atto di fede è in Gesù Cristo, quindi prende una parte della professione di fede della Chiesa Cattolica che facciamo ogni domenica, che è il credo di Costantinopolitano, prende il Cristo. Perciò il suo discorso si concentra su questa realtà, su questo evento immenso, inaudito, sconvolgente, meraviglioso, che lui cerca di rivivere, di ripensare e di ripresentare in modo che tocchi anche il lettore. E poi il sottotitolo che, secondo me, dà l'impronta nuova, perché questo credo in Gesù Cristo noi appunto lo diciamo ogni domenica con tutta la nostra anche adesione piena, totale, però il sottotitolo specifica propriamente il punto di vista in cui lui si pone, perché dice meditazione teologica. Meditazione non è una pura riflessione, non è neanche una discussione, un approfondimento, una chiarificazione, non è neanche un trattato di cristologia, lui ci viene a dirlo, ma è una meditazione. Ecco, la meditazione significa immergersi nel mistero e raggiungere attraverso questa meditazione la contemplazione, che è il massimo. Infatti la teologia si dice, ecco perché meditazione poi aggiunge teologica, che dà ulteriore determinazione a quell'espressione, quindi una meditazione che ci porta a guardare questo evento, questa realtà stupenda che è Cristo, di cui non si finisce mai a capire, a scoprirne le bellezze, le grandezze, le profondità, e anche tutti i risvolti che esso causa nella nostra vita cristiana. Teologica appunto perché normalmente si dice la teologia è parlare di Dio, logos tu zeon. Ma è giusto dire solo parlare di Dio se noi leggiamo i grandi pensatori teologici della nostra tradizione ecclesiastica, fin dai primissimi padri? Basta pensare al Diversus Raestes di Sant'Ireneo. Teologia è parlare di Dio, intorno a Dio, sì, ma è anche parlare con Dio, parlare in Dio,
parlare per Dio, per la sua gloria. Questa è teologia. Quindi quel termine, il discorso intorno a Dio, viene molto stringato e strapazzato, mettendolo come oggetto così di una riflessione propriamente tecnica e scientifica. Infatti c'è una teologia sia filosofica, come c'è una teologia soprannaturale. Quindi quella soprannaturale, appunto, ha la novità rispetto a quella metafisica di essere un discorso, ecco qui entro appunto nella direzione di contemplazione, un discorso in cui tu parli di lui, del Cristo, ma mentre ne parli ne sei come affascinato, sedotto, tra virgolette, ma con termine biblico, e ti immergi in lui in modo che lui risalti in tutto il suo splendore, in tutta la sua bellezza. E mentre lo vedi, lo contempli dentro di te, come fa Monsignor Gherardini, di fatto lo presenta all'altro che lo legge. E se l'altro sta attento, si inserisce dentro questa comunione di contemplazione, perché anche San Basilio, nel suo famoso trattato sullo Spirito Santo, che ha avuto modo da studiare, di approfondire, fa capire proprio questo, che il vero teologo, lui dà termine. Il vero teologo è l'uomo spirituale, pneumaticos, non il sarchicos, il carnale. E che significa l'uomo spirituale? Lo spiega il grande Basilio. Lo spiega dicendo: è spirituale colui che, studiando Dio, ragionando su Dio, immergendosi in Dio, si assomiglia a Dio. La famosa similitudine, compartecipazione di Dio. E questi aspetti, che credo importanti, sono un discorso di teologia, che però vengono purtroppo trascurati eccessivamente, Monsignor Gherardini ci dà invece un esempio, un'attuazione concreta di questo modo di procedere. Perché appunto non rimane al di fuori, perché molta teologia che parla di Cristo, famose cristologie, che ce ne sono tantissime, come nota il Gherardini, rimangono un po' sul limitare della soglia. Se esiste, che cosa ha fatto? Come si è comportato? Se si è considerato della figlia di Dio o meno? Tutte discussioni che sono preliminari, utili quanto volete, ma non si può rimanere sul limitare della soglia. Bisogna entrare dentro, ecco la teologia. Ecco il teologus, l'animus teologicus che ha Monsignor Gherardini. Non è rimasto fuori nel cortile di Gentile, ma è entrato nel santuario, nella tenda divina, che è il Verbo incarnato. E lì lo ha potuto vedere e contemplare appunto dentro il santuario, che è la Chiesa. Che è la Chiesa. Ecco perché meditazione teologica sul Cristo della Chiesa, dentro il santuario, il corpo mistico di Cristo, la sua sposa, e là lo ha trovato, e questa è la bellezza di questo testo, l'ha trovato non soltanto a livello intellettualistico, ma ha potuto vederne la profondità, l'altezza, la bellezza, la luminosità del mistero cristologico. Perché nella Chiesa il Cristo è vivo, non è un rudero arcaeologico o un personaggio del passato su cui bisogna discutere. È il Cristo vivo. Quindi perché? Perché è conosciuto, è amato, è adorato, è accolto, è seguito, è conservato, è testimoniato e proclamato. Questo è il Cristo che Monsignor Gherardini ci presenta in questo testo. Detto questo, la spiegazione del titolo, mi soffermo adesso un attimo su alcune annotazioni che ho preso così mentre leggevo. Alcune annotazioni interne, perché scaturite proprio dal testo, e sono queste. Questo mistero cristologico non è
ristretto al solo evento del Cristo, il Verbo incarnato. Ma è collegato, e questo è molto interessante a livello teologico e anche a livello cristiano, è collegato al Padre e allo Spirito Santo. Quindi il mistero cristologico non si può disgiungere dal mistero trinitario. È un'unica verità di fede. Perché, come dice San Tommaso d'Aquino, l'incarnazione è la seconda persona della Trinità che l'ha attuata, il Verbo si è incarnato, non il Padre, non il Figlio, ma tramite sempre la cooperazione del Padre e del Figlio, perché è il Padre che lo invia. Ed è lo Spirito che opera quell'evento straordinario che è il suo capolavoro. Kairos, sarx, egeneto, il Verbo si è fatto carne. Questo capolavoro è lui che l'ha fatto, lo Spirito. Attraverso il grembo purissimo di Maria Immacolata e Vergine. Perciò Gherardini ci fa capire che non possiamo restare circoscritti al solo Verbo incarnato, se non teniamo conto di questi aspetti. Perché? Perché appunto vedendolo in questi aspetti contempliamo il mistero in tutta la sua grandezza, la sua spazialità, il suo splendore. Se ci riduciamo a certi aspetti, a certe angolazioni, che sono molto ristrettive, di fatto il mistero ci sfugge di mano. Ed è uno sguardo che lui dà molto attento, molto consapevole, direi anche molto critico. E ci vuole anche questo, perché la fede non è fideismo, non è emozionalismo, non è soggettivismo, come certe correnti teologiche che conosciamo bene sono cadute in questo ristagno teologico. La teologia è un'adesione consapevole, ragionata, fondata, critica, ma contemporaneamente è questo desiderio di immergersi nella contemplazione del mistero. E da qui nasce queste tre caratteristiche di quest'opera: originalità, unicità, esclusività, originalità, che non la dà tanto l'opera, scusate se dico questo, ma il mistero in se stesso del Cristo, che è la novità assoluta inaudita agli occhi del mondo, alla sapienza degli uomini. Se avessero conosciuto questa sapienza non l'avrebbero crocifisso, dice Paolo. Ecco l'originalità. Perché Monsignor Gherardini scopre in maniera semplice, vera, profonda, questa novità, originalità assoluta. Niente più grande nella storia umana dell'evento cristologico. Niente lo può superare. Nessun profeta, nessuna espressione spirituale o religiosa, nessun evento neanche sociale, culturale, filosofico, politico, dite come volete. E lui appunto fa vedere che questo evento costituisce la novità assoluta da cui scaturisce, dicevo, la unicità. Perché questa verità che il Verbo si è fatto uomo, Dio, restando perfettamente Dio, è diventato perfettamente uomo, senza confusione, senza separazione, senza divisione. Cosa vuoi cercare l'uomo, ci fa capire Monsignor Gherardini, se non questo evento? Perché proprio da questo evento acquista tutto il sapore l'antropologia. Perché diventa un'antropologia che compartecipa alla realtà stessa di Dio. Perché se è vero il senso dell'exitus, che il Figlio, per volontà del Padre, si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo, per quale ragione? Senza perdere la sua divinità e condividendo in pieno la perfetta umanità, eccetto il peccato, dice la scrittura. Perché? Affinché l'uomo, restando perfettamente uomo nella sua natura creata, limitata, potesse elevarsi fino a partecipare all'essere stesso di Dio. La divinizzazione dell'uomo, quindi la umanizzazione di Dio, nel modo spiegato rettamente, conduce alla divinizzazione dell'uomo.
e nel processo che fa Gherardini attraverso i passaggi fa vedere proprio questo. Ecco perché guardando il Cristo si conosce di più anche il senso dell'essere umano, la sua vera vocazione, la sua altissima vocazione, a cui non può rinunciare, solo nel più se stesso, non realizza la sua pienezza umana. Quindi la cristologia si aggancia strettamente all'antropologia, come si è agganciata alla teologia, al padre, allo spirito. Quindi, e poi si aggancerà il Gherardino, uno specialista, alla cristologia. Una chiesa senza Cristo non ha senso, è niente, è Cristo che la rende chiesa, corpo suo, ed è lo spirito che lega i due in modo tale che non siano mai separati né mai confusi, come è avvenuto per l'incarnazione, l'unione ipostatica. Quindi i misteri, vedete, si rincorrono in questo trattato di cristologia in modo tale che si possa capire tutto il valore, tutto il significato. Poi faccio alcune annotazioni complementari, li chiamo io. Queste sono quelle più interne, più viscerali, profonde. Poi quelle annotazioni complementari di sostegno che hanno anche loro un valore, appunto, di sostegno, di fondazione. Cioè, questo libro comporta una ricchezza di citazioni bibliche con una proprietà di significato e un'analisi esegetica puntualissima. Vi dico, Monsignor Gherardini, che io stesso sono rimasto meravigliato, dico, ma come mai? Non è uno specialista, me lo dice, né di cristologia né di esegesi, però per quanto riguarda i testi fondamentali, ma tantissimi, circa l'approfondimento dell'evento cristologico, lui recita in maniera appropriata, precisa, approfondita, chiara, che dà veramente sostegno e vita a quello che lui dice e afferma con la sua riflessione. Poi abbiamo un confronto critico con gli studi cristologici, e qui Monsignor Gherardini, come il suo solito, qui è il suo stile proprio, mostra non solo una incomparabile ricchezza di conoscenze teologiche, qui cristologiche, che poi dice non è il suo campo di specializzazione, però di fatto conosce grandissimi autori, degli autori sia classici, sia poi quelli anche protestanti, sia quelli moderni, cattolici e protestanti, e dentro cui si muove abilmente, e anche questo sorprende, senza lasciarsi sedurre da alcuna posizione, anche se autorevolissima, come può essere quella di alcuni pensatori, anche se non sono fuori dalla Chiesa, come Lutero, che lui conosce molto bene, e così degli altri che sono succeduti dopo il liberalismo, il razionalismo, e nel XX secolo hanno esploso. Ributtandosi anche sulla teologia cattolica, dice Gherardini, e lo fa con precisione. Perciò questo apparato critico non appesantisce il testo, ma ne dà un conforto critico, giusto, teologico, perché appunto la teologia è intellectus fide, e l'intelletto ha il suo apporto. Quindi in questo senso è garbato, è corretto il suo modo di procedere teologico. E poi questo lo fa nella Chiesa, con la Chiesa, in modo che questo testo coinvolge il lettore, perché anche se non è teologo, è però cristiano. Dunque, membro della Chiesa, del corpo mistico di Cristo, e perciò tutto quello che viene detto in conformità alla fede è piacevole, è confortevole, comporta gioia, speranza, serenità, sicurezza, e vi assicuro che queste pagine
in ultimo vorrei fare alcune annotazioni sul contenuto. Non ve lo dico tutto appunto perché il testo va letto, però ci sono alcuni aspetti che mi hanno particolarmente colpito e sui quali do un piccolo flash in modo tale che potete capire la ricchezza e la vastità di questo, di quest'opera. Quindi quello che abbiamo già detto, il Cristo viene presentato nell'unità profondissima con il Padre e nella piena docilità allo Spirito Santo. E quindi la visione cristologica alla luce del mistero trinitario. Secondo, quando tratta del Cristo concepito di Spirito Santo, qui fa vedere, è molto interessante la cosa, non ce l'ho mai, neanche io ho riflettuto, una realtà pienamente storica, concretamente umana, perché concepito, si avviene solo a livello umano, ma contemporaneamente realtà pienamente sovrastorica della trascendenza divina. Quindi qui è un vero superamento, è molto elegante, dico, a livello teologico, ma sapiente, di quelle famose discussioni in cui i teologi si sono arrabattati tra il Gesù della storia e il Cristo della fede. Viene prima l'uno o l'altro, e tra l'uno e l'altro c'è conflittualità o complementarietà. Discussioni ormai superate, vecchie, lui appunto le fa vedere superate in questa dimensione appunto di questa realtà pienamente umana e contemporaneamente totalmente divina. È l'unicità di questo evento, ne parla precisamente a pagina 89, perché mi piace leggere, ecco, sentite, in quel concepito, tuttavia, e proprio per le precedenti osservazioni, si ha la dimostrazione della storicità e verità di Cristo. Direi anzi che si ha l'unica possibilità veramente fondata in quanto sintesi proleptica dell'esistenza storica di Cristo nella varietà delle sue future vicende, di parlare a ragion veduta del Cristo della storia. Dinanzi al concepito decade con per incanto la distinzione liberale e modernistica tra il Cristo della storia e quello della fede, sia con la tale distinzione ponga in insuperabile iato tra il personaggio nazareno nato a Betlemme oltre 20 secoli fa e quello creato dalla fede dei discepoli dopo che era stato giustiziato sulla cima del Golgota, sia che tenga alla mitizzazione dei fatti e dei detti attribuitigli dalla nascente fede cristiana. Il personaggio, di cui qui si sottolinea il momento in cui venne concepito, non dipende né dalla fede di una comunità religiosa né dalla fantasia di un poeta. È un individuo umano, in carne ed ossa, del quale la storia sa tutto quanto occorre sapere per stabilirne la realtà storica e strapparlo all'area del mito, della poesia e della credulità popolare. Se una cosa può veramente essere detta e con ogni sicurezza è che la stessa fede nel Cristo figlio di Dio e salvatore del genere umano, pur essendo d'origine divina, non può fare a meno di una sua base storica, quella dalla quale emerge, nettamente definita e criticamente riconoscibile, la figura del biondo rabbì conosciuto come Yehoshua, il figlio di Maria e del padre putativo Giuseppe. Vedete come fa ben vedere un superamento giusto, legittimo, inutile perdersi in tante discussioni che possono essere già fatte e con quale utilità. Così anche quando parla del patin, il mistero della passione di Cristo, uomo e Dio, pagine 128-133, poi fu crocifisso, qui lui sottolinea che è la libertà e la gratuità dell'amore con cui si è donato Cristo sulla croce, costituisce l'essenza vitale di quell'atto sacrificale. E proprio per questo
fatto sacrificare anche riparazione, riconciliazione, redenzione, perché è intriso di quest'amore totale e piena del Cristo. La vita nessuno me la toglie, io la do per amore del Padre e per amore degli uomini. Così anche quando l'altro aspetto risuscitò, la risurrezione è vista come la fonte della nostra salvezza, ma non isolatamente, perché la risurrezione è frutto della morte, ma la morte è frutto dell'incarnazione. Se il Verbo non si fosse incarnato, non avesse avuto una carne come la nostra, eccetto il peccato, come avrebbe potuto morire? Eximilmente come sarebbe potuto risorgere. Per cui nella risurrezione fa vedere questa pienezza, questo compimento, che però non finisce lì. Poi è sceso al cielo, e anche questo, dice il Monsignor Gherardini, è un altro evento storico che compie la risurrezione e la vita storica del Cristo, che non si può tralasciare e non si può identificare con la risurrezione. Tuttavia, anche dopo l'ascensione, nel credo si professa che siede alla destra del Padre. E diciamo l'apice della glorificazione di quell'uomo, Verbo incarnato, vero Dio, vero uomo. E a questo punto Monsignor Gherardini fa alcune riflessioni che ora vi leggo, molto brevi, sintetiche, e con le quali concludo questa presentazione. Perché da quella stessa altezza divina in cui il Cristo è stato posto dal Padre, sedendo alla destra del Padre, e siede alla destra del Padre anche come uomo, quindi è una elevazione sublime della nostra umanità, impensabile da ogni filosofo, da ogni cultura, da ogni uomo, impensabile, inattuabile, impossibile, ma non dalla divina potenza. Da quell'altezza lui si riversa su di noi e continua attraverso la sua umanità glorificata a infondere il suo spirito, le sue grazie, la sua presenza, i suoi sacramenti, la vita forte e piena della Chiesa. E allora vi dicevo, lui definisce questo sedere alla destra del Padre, lo definisce un poema d'amore. Quello che con questa espressione antropomorfica, sedere alla destra del Padre, viene a esprimersi come conclusione, dice il Monsignor Gherardini, è il poema dell'amore, A maiuscolo, incarnatosi per la salvezza del genere umano, e quello che si apre con essa, quindi si chiude questo poema d'amore, dell'incarnazione, e si apre il poema dell'amore, sempre A maiuscolo, diffusivo di sé dal suo trono eterno, sul quale eternamente